Grazie.
Che strano, c'è anche un punto di giusto. Vedo il punto controllarsi, ma delle mangio esercizio se va bene. No, 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 assolutamente. Grazie a te. Allora, eseguiamo l'appello di Pozzuto Michele, Zeulla Giuseppe, Zeulla Antonio, Mascia Luigi, Martuccio Cucina, Mascia Cirillo, Micro Cesare, Di Paola Colomello, Il Grosso Giuseppe, Zeulla Antonio Immacolato, Pierpaolo Maurizio, tutti presenti, la seduta è valida. Buongiorno a tutti. Primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione di verbali della seduta precedente. Presa d'atto di dimissioni con il consigliere Giorgio Carlonis relativa sull'occasione del consigliere Giuseppe Del Grosso. Per alzata di mano chiedo di votare. Chi approva? Benissimo. Secondo punto all'ordine del giorno, affidamento servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale Sannita. Adesione al deliberato EIC 69 del 2022 ed approvazione statuto società mista Sannio Acque Sannite. Relazione della sindaco, prego. Buongiorno. Dunque, oggi siamo qui per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato. Come ben sapete, sono stati istituiti gli enti idrici, finalmente anche il distretto Sannita ha avuto il suo ente idrico Sannita, perché fino all'anno scorso noi facevamo parte del ente idrico di Avellino. In seguito alla legge del 2 dicembre 2015 in materia di riordino del servizio idrico integrato, nel definire gli ambiti territoriali ottimali unico regionale, ha istituito l'ente idrico campano nell'ambito territoriale, e in questi l'ente idrico appunto ha ripartito in ambiti distrettuali ai fini gestionali, fra i quali è ricompreso l'ambito distrettuale Sannita, con la delibera di giunta regionale 434 del 2022. L'articolo 13 della predetta legge istituisce per ciascun ambito distrettuale il Consiglio di Distretto, quale organo dell'EIC, i cui compiti sono individuati nell'articolo 14 della medesima legge. Ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge regionale, gli enti locali, attraverso l'ente idrico campano, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, delle utenze e di affiancamento della gestione al relativo controllo. In sintesi, che cosa è successo? In sintesi è successo che nel 2015 sono stati istituiti questi enti che hanno la responsabilità della gestione del servizio idrico. Noi siamo un'amministrazione che subito dopo la nostra elezione avevamo cercato di capire e di vedere se fosse stato possibile gestire in maniera autonoma il servizio idrico. Facendo una premessa che il Comune di Colle Sannita, come la maggior parte dei comuni che si trovano nella nostra condizione, io parlo dei comuni della provincia di Benevento che sono 78 ed esclusi tre, che hanno delle risorse idriche proprie, e anche tra questi tre bisogna andare a fare una valutazione, perché bisogna vedere queste
risorse idriche se ricadono nel loro territorio o meno. Facendo questa premessa che il Comune di Colle San Nita attualmente non ha la disponibilità di risorse idriche per poter essere autonomo e facendo riferimento alla legge del 2006, la 152, dove vieta ai comuni che non sono possessori di risorse idriche della gestione autonoma e riguarda solamente i comuni che possono fare questo servizio in maniera autonoma previa deliberazione, previa avallo dell'ente idrico campano, che devono avere determinati requisiti. Uno di questi requisiti è essere un comune al di sotto dei 1000 abitanti con risorse idriche proprie. Altrimenti l'altro requisito per i comuni superiori a 3000 abitanti, le risorse idriche devono ricadere in una zona SIC, quindi una zona tutelata. Solamente per chiarimenti, io faccio riferimento ai comuni di Fragneto Labate, Fragneto Monforte, dove lì c'è una gestione parzialmente autonoma perché loro non gestiscono autonomamente ma hanno un consorzio e si approvvigionano dalle fonti idriche, dalla risorsa che si trova nel territorio di Conde Landolfo. Questi comuni hanno fatto richiesta all'ambito entro il 30 giugno del 2022 e l'ambito non ha autorizzato alla gestione in autonomia perché non hanno i requisiti per poterla fare. Premesso questo, quando noi ci siamo interessati all'eventuale gestione in autonomia, dai calcoli che ci siamo fatti, dalle problematiche che si sono verificate, ci siamo resi conto che per un comune come il nostro sarebbe stato impossibile riuscire a gestire l'impianto idrico in maniera autonoma, sia per carenza di finanziamenti e sia per mancanza di strutture e quant'altro. Ma questo non è il problema, perché il problema principale sussiste che noi non lo possiamo proprio fare e siamo obbligati a far parte dell'ente idrico. Quindi la cosa che abbiamo fatto noi, come hanno fatto la maggior parte dei comuni, faccio un'altra premessa: questa adesione all'approvazione, all'adozione dello statuto, ci è stata fatta una richiesta da parte del presidente della Regione De Luca, che ha diffidato e invitato tutti quanti i comuni a rientrare in questa società. La società è costituita da una parte pubblica che avrà il 55% e una parte privata che sarà l'azienda che si aggiudicherà la gara, che verrà bandita dalla Regione, che verrà gestita dalla Regione e non dall'ente idrico San Nita, e loro contribuiranno per il 45%. Le amministrazioni dovranno corrispondere un costo alla società che è stata creata, che si chiama Sannio Acque, di 2 euro per abitante. Quindi la gestione sarà pubblico-privato. Pubblico-privato significa che il controllo ce l'hanno le amministrazioni e il privato avrà il 45%. Lo statuto che noi dovremmo andare, che andremo ad approvare, ad adottare, in seguito può essere sempre modificato, l'importante è che non venga stravolto. Io penso che la cosa più importante per una comunità sia avere i servizi e sia dare la dignità ai cittadini nel avere la disponibilità dell'acqua. Sento dire in giro, non so con quali cognizioni e con quali competenze, che noi ci vendiamo l'acqua. Allora io voglio solo sottolineare: noi non ce l'abbiamo l'acqua, noi l'acqua ce la dobbiamo comprare e non ce la dobbiamo vendere, perché le risorse di acqua che abbiamo nel nostro territorio, come quelle degli altri territori, non sono sufficienti per poter gestire una comunità. Quindi
questa prima inesattezza non so su quali basi vengano dette determinate cose. L'acqua comunque è pubblica, le tariffe sono calmierate e le tariffe vengono stabilite dall'organo preposto al controllo delle tariffe che si chiama ARERA. Quindi, prima di sbilanciarci a dire queste situazioni demagogiche, innanzitutto io mi informerei per vedere i comuni che adesso, perché storicamente hanno sempre gestito in maniera autonoma il servizio idrico, le tariffe sono inferiori rispetto alle tariffe dei comuni che sono partenariati da società di gestione, e questo a me non risulta. Sono abituato a parlare con i numeri, poi le chiacchiere se le porta il vento, perché su questa cosa si sta facendo una speculazione politica senza avere le conoscenze e senza il rispetto delle norme che sono sancite dalla legge e che quindi devono essere rispettate. Quindi noi non possiamo non aderire all'ente idrico campano, anche perché nell'eventualità ci dovessero essere dei comuni che non aderiscono all'ente idrico campano, sono comunque obbligati a dare le proprie reti idriche in gestione al gestore unico, però avranno sicuramente la spada di Damocle, perché non possono accedere a finanziamenti PNRR sia per quanto riguarda il ripristino sia per quanto riguarda la sistemazione dell'impianto idrico fognario e di depurazione. Quindi la valutazione che è stata fatta da questa amministrazione è una valutazione ponderata e attenta. Non siamo degli sprovveduti che stiamo creando un disservizio. Io penso che la situazione a Colle Sannita, prima della nostra elezione, prima che noi diventassimo amministratori, la situazione idrica a Colle non era la stessa che attualmente è. Infatti sono trascorsi 2 anni ed è passato sotto silenzio, non abbiamo avuto neanche un giorno di criticità idrica, neanche un giorno. Nell'anno 2022, solo per snocciolare alcuni numeri, gli interventi per quanto riguarda le perdite, le rotture e altri disagi che sono stati effettuati dalla società che fino ad ora gestisce GESESA sono stati più di 100. Da inizio anno fino ad oggi, sono trascorsi 30 giorni, sono stati effettuati 10 interventi di riparazione. Voi capite bene che queste situazioni qua, con le strutture che noi abbiamo, con le risorse sia umane, sia finanziarie e sia strumentali, noi non ci potremmo neanche avvicinare lontanamente per dare un servizio. Poi ognuno fa la politica che vuole e ognuno si assume le responsabilità per il ruolo che riveste. Io, da persona diciamo moderata, a prescindere da quello che si dice, la persona attenta e da discreto amministratore insieme alla nostra amministrazione, nel rispetto delle leggi, proponiamo anche ai consiglieri di minoranza di valutare bene prima di esprimersi in maniera contraria, come si è abituati a fare solamente per partito preso. Noi dobbiamo pensare al bene della nostra comunità e la politica la dobbiamo lasciare al di fuori quando riguardano i servizi. Io voglio parlare di fatti concreti, voglio capire e vorrei capire che cosa significa quando uno mi viene a dire l'acqua pubblica. L'acqua pubblica di chi? Ribadisco il concetto, noi non ce l'abbiamo l'acqua sufficiente per poterla portare in tutte le vostre case. Se anche, e non è così, la legge lo consentisse, noi comunque l'acqua la dovremmo comprare o intercettare e poi metterla
nel circuito per poterla fare arrivare nei vostri provvedimenti. Io capisco che in politica ci sta tutto, capisco che adesso siete diventati tutti dei leoni, perché il confronto non si fa più, perché adesso il confronto si fa sui social, quindi uno si nasconde dietro la tastiera, scrive delle inesattezze, scrive dei commenti offensivi, utilizza le proprie immagini a scopi politici, privati e personali, ma poi quando ci sta da fare un confronto diretto, dove la dialettica, ci nascondiamo e diventiamo tutti forti e sappiamo fare la politica in mezzo alla piazza, davanti al bar, senza aver avuto neanche l'attenzione, l'accortezza e la delicatezza di andarsi a leggere delle norme e delle leggi. Perché noi non stiamo facendo una cosa al di là del consentito, non stiamo facendo delle operazioni illegali o irresponsabili, siamo supportati dalla legge e noi siamo abituati a rispettare le leggi. Poi, quando cambieranno le leggi, quando ci saranno altre persone, ci saranno altri riferimenti che avranno una visione diversa nella gestione dell'acqua, così come è stato per la spazzatura, così come è stato per gli ambiti della spazzatura, la stessa cosa si è verificata anche per i rifiuti. Tutti quanti noi veniamo da realtà dove avevamo una discarica comunale. Le cose cambiano, il mondo si evolve e adesso noi non possiamo più andare a scaricare nella nostra vecchia discarica. Ci sono dei siti preposti alla ricezione dei rifiuti e quindi anche in quel settore sono stati istituiti degli ambiti territoriali ottimali. Ed è la stessa cosa che è successa con l'acqua. Tanto è vero che quando ci scadeva il contratto della GESESA, che noi abbiamo fatto la prova e facemmo richiesta a lei, che lei ci ha risposto con una nota, che noi nel frattempo che non subentrasse l'ente idrico campano, premesso che dovevamo avere determinati requisiti dell'autonomia dell'acqua, avremmo anche potuto gestire temporaneamente quello spazio vuoto di servizi in maniera autonoma, ma nel momento in cui fosse subentrato l'ambito dovevamo cedere gli impianti, le infrastrutture e tutto ciò che avremmo dovuto comprare e organizzare per la gestione dell'acqua. Quindi in maniera responsabile abbiamo ritenuto che non fosse una spesa sostenibile e soprattutto comprensibile, visto le tempistiche e visto che c'era il vincolo che noi dovevamo fare riferimento all'EIC. All'epoca era ente idrico di Avellino, adesso è stato istituito l'ente idrico Sannita, dove ci sono 30 membri che rappresentano 30 amministrazioni comunali. C'è stata una elezione, c'era stata anche la prospettiva di candidare un'altra lista, ma se l'altra lista non si è presentata e non ha potuto farsi votare, ma abbiamo sbagliato noi che abbiamo costituito il consiglio di amministrazione e siamo stati votati, o hanno sbagliato gli altri a non riuscire ad organizzare una lista? Perché qua si passa come se noi fossimo degli indiani che andiamo a fare l'assalto a delle istituzioni in maniera illegale. Abbiamo rispettato le leggi, abbiamo fatto il comitato ente idrico campano, il consiglio di direttivo, non c'era l'antagonista. È una colpa nostra, invece di protestare davanti alla sede quando ci sono state le elezioni, magari se ci si fosse mossi un poco prima avrebbero costituito una lista votabile, sarebbero stati votati e magari la gestione delle acque l'avrebbero potuta rivalutare in maniera diversa, premesso che la regione ci dice, nella persona del presidente Di Luca,
che ci vuole il gestore unico. Quindi su tutte queste cose qua ci stiamo parlando, ragionando, ingiuriando da un anno, come se noi avessimo avuto delle colpe a costituire l'ente idrico sanitario. La legge consentiva anche agli altri amministratori di candidarsi. Se loro non sono stati in grado di fare una lista, la colpa non è certamente di coloro che si sono mossi per tempo e che hanno fatto una lista e che sono stati eletti. Nel momento in cui è stato istituito l'ente idrico Campania, la forma di gestione delle acque è stata variata in questa direzione, pubblico-privato, dove il pubblico, ribadisco, ha il 55% e il privato ha il 45% della gestione. Se non sono stato chiaro, esaustivo, sono disponibile a dare tutti quanti i chiarimenti. Capisco che l'argomento è delicato, capisco che ci si può speculare, ma noi non stiamo certamente speculando su nulla. Vorremmo solamente cercare di ottimizzare i servizi che noi abbiamo, perché la qualità della vita si misura anche dai servizi, e non solamente sotto l'aspetto lavorativo, e anche su questo ci si potrebbe discutere e vedere poi chi è che è disponibile a lavorare e chi è che magari aspetta che dal cielo cade la manna e va tutto bene senza fare nulla. Uno per ottenere delle cose si deve mettere in discussione, si deve impegnare e deve porsi degli obiettivi. Il nostro obiettivo è quello di amministrare nella maniera più trasparente e più oculata possibile. Poi, come ho detto in precedenza, a fine del nostro mandato verremo giudicati e saremo giudicati tutti quanti. Se abbiamo operato bene, è giusto che la gente ci riconfermi, e se invece ritengono di non essere stati all'altezza e che noi non siamo stati all'altezza, è giusto che restiamo a casa. Ve lo dico già da adesso, la nostra amministrazione si ripresenterà, perché è un impegno che ci siamo assunti, e prima di portare a termine il nostro percorso ci occorre un altro poco di tempo, e quindi noi pensiamo di poter mettere in pratica tutti i progetti che fino ad ora stiamo mettendo in campo, che stiamo realizzando e che realizzeremo. Io sono molto dispiaciuto anche per altre situazioni, ma questo poi ne parlerò dopo, alla fine, tra le comunicazioni del sindaco, perché qua stiamo andando in una direzione che non è più politica, che non è più confronto, ma è una direzione di uno squallore e di una pochezza che a me fa pensare in maniera non positiva che questa società non ha prospettive se noi non ci diamo una calmata, facciamo un passo indietro, perché in politica c'è tutto. In politica c'è tutto, però la prima cosa ci vuole il rispetto e l'altra cosa misurare le parole, perché le parole restano e poi si inaspriscono i rapporti, e non è giusto. E non è giusto che nelle piccole comunità, dove ci siamo sempre distinti per rapporti umani, questa cosa venga a mancare. Quindi io ho finito la mia relazione. Se ci sono degli interventi da fare, ne avete facoltà, e passo la parola al Presidente del Consiglio. Prego. Posso? Allora, Michele, iniziamo con dire che personalmente non sono tanto legato ai social, quindi preferisco parlare faccia a faccia con le persone, quindi non la vedo una cosa diretta al sottoscritto. E mi aggancio subito a una cosa che tu hai detto: siamo stati obbligati dalle loro
questo. No, siamo stati diffidati. Diffidati. C'è una diffida. Diffidati. Cioè, il 16 gennaio scorso è pervenuto ai sindaci, quindi con una lettera dal coordinatore del distretto San Nino, del Vendito Campano, il quale inspiegabilmente comunica che ciascun comune del distretto deve partecipare in tempi brevissimi alla costituzione della società e trasmette lo schema di delibera da approvare in consiglio comunale e la bozza di statuto. Però, ecco, molti comuni del Sannio non hanno portato in consiglio questa cosa, questa proposta di affidamento, e non mi risulta che questi consiglieri siano stati poi frustrati in pubblica piazza. Quindi non è stata portata alla regione, questo è un passaggio successivo, okay. E coloro che non aderiranno non faranno, quindi parte, non vedo l'obbligo, non faranno parte della società, ma saranno costretti a subire il gestore unico in maniera univoca rispetto agli altri. Io vedo questo obbligo soprattutto perché io avrei informato di più i cittadini prima di passare a prendere delle decisioni. In sostanza, quello che appare molto evidente è che spesso accade delle decisioni importanti vengono prese da quattro amici al bar, e molto spesso qualcuno di questi amici, per stare nel linguaggio del bar, pensano di fare anche padrone su. E mi spiego meglio. C'è stato un incontro tra i sindaci del Sannio a Morcone venerdì scorso, se non era, a cui ho partecipato pure tu, se non erro. Penso che dovrebbe essere un incontro dove si dovevano chiarire, presumo, dei dubbi, delle perplessità tra i sindaci, no? Penso che l'affidamento è anche una valutazione in ascolto. Ma come mi è stato riferito, nessuno in quella sede ha parlato di criticità comuni, cioè nessuno ha parlato del contenuto della bozza di statuto da approvare, evidentemente a tutti va bene, nessuno ha parlato della dispersione idrica delle reti di cui che abbiamo, nessuno ha parlato della necessità di trovare soluzioni che garantiscano tariffe più contenute, nessuno ha parlato di garantire l'erogazione senza interruzioni, soprattutto durante i periodi estivi, questa è una problematica che abbiamo. Nessuno ha parlato di assumere, di assicurare un servizio efficiente di depurazione o comunque di spiegare come si potrebbe svolgere. Io mi sarei aspettato questo, poi probabilmente mi sbaglio. Ma quello che è sicuro, Michele, è che in quell'incontro ci sono state, si sono presentate due persone, due politici, diciamo, benevolentani, e probabilmente, uso la parola probabilmente, hanno chiamato all'ordine, all'obbedienza, tutti i convenuti. Vorrei ricordare, e vado alla conclusione, che voi siete stati quelli che in campagna elettorale hanno promesso ai cittadini pollesi che la gestione sarebbe stata tolta e sostituita da un gestore privato, ma poi, dopo aver fatto i compiti a casa, vi siete resi conto che quella strada era impercorribile. Quindi io mi auguro, e concludo, che oggi voi abbiate fatto i compiti a casa e che quindi siate consapevoli dei rischi futuri a cui sottoporrete i cittadini di Colle Sannita quando l'abbiamo senza più coinvolti, e dico questo certamente non come partito preso. Grazie. Allora, ti rispondo punto per punto. Le decisioni non vengono prese davanti al bar, vengono prese nelle sedi istituzionali. La decisione della gestione e della formulazione dello statuto sono state fatte nelle sedi preposte dalle persone preposte, dall'organo di direttivo che ho detto in precedenza è stato eletto in maniera democratica e democraticamente ha provveduto a stilare lo statuto, che può essere anche e sempre, come tutti gli statuti, modificato da persone che erano addette a fare quello, che erano state elette a fare quello, e le decisioni non sono state prese davanti al bar o in piazza o da sprovveduti. C'è un organo, un consiglio direttivo di cui anche il comune di Colle Sannita fa parte. Io faccio parte del consiglio direttivo dell'EIC. Punto primo. La riunione che è stata fatta a Morcone è una riunione tra sindaci per vedere come comportarci, quali erano le criticità. Abbiamo affrontato l'argomento, io ero presente.
come fai a dire che non abbiamo posto gli argomenti delle criticità che andranno nei patti parasociali per quanto riguarda il comune di Colle Sannita, di Castelpagano e di tutti i sindaci che erano presenti? Non sono venuti i politici, sono venuti i sindaci o loro rappresentanti. Poi, se giustamente il sindaco è un politico, è giusto che ci siano i politici. Perché se ti riferisci al sindaco di Benevento, c'era il sindaco di Benevento, perché Benevento fa parte dell'EIC, Benevento contribuisce per 2 euro ad abitante come contribuisce con le sanità, e la somma più importante per la società pubblica privata la garantisce il comune di Benevento, perché il nostro ambito non è un ambito appetibile come potrebbe essere quello di Salerno, quello di Napoli e quello di Caserta, perché voi capite bene che una tubatura di 200 metri lineare a Colle Sannita può servire a 10 unità abitative. 200 metri lineari in una città come Benevento serve 150-200 famiglie come minimo. E quindi ci sta l'appetibilità. Noi dobbiamo sperare e ringraziare che venga qualcuno a gestire il nostro ente idrico. Per quanto riguarda la gestione della GESESA, ci sto mettendo la faccia, ma che cosa devo fare? Mi devo denudare per dire ci siamo fatti i calcoli, ci siamo fatti i conti, non ce la possiamo fare a gestire l'acqua in maniera autonoma. L'ho detto io, non vi preoccupate, la responsabilità me la prendo io, perché la campagna elettorale ci ho messo la faccia e ce la continuo a mettere adesso, e sto dicendo mi sono fatti i conti insieme ai miei amici e ci siamo resi conto che era ingestibile. Avremmo portato il nostro comune al baratro per quanto riguarda la gestione dell'acqua. Mo questa cosa qua dove rimuginato durante la campagna l'avete detto già 150 volte, e io 151 volte ho detto sì, l'ho detto, non sto dicendo, però vi ho detto che ho cambiato idea perché mi sono fatto i conti e perché ci siamo fatti i calcoli, ed era impossibile gestire questa cosa. Ma più di assumermi la responsabilità di questa decisione, più di avvantaggiarmi, visto che io sono stato screditato, che non ho preso in giro nessuno, non ho detto lo facciamo e poi vi ho continuato a dire mo vediamo, no, quando abbiamo fatto tutte quante le nostre analisi ci siamo resi conto che era impossibile a gestire, benissimo, e ho detto pubblicamente non lo possiamo fare, perché per me, visto che noi adesso abbiamo il dovere di prendere delle decisioni, non sarebbe stata una decisione conveniente, a prescindere da quello che si sarebbe verificato dopo, perché i comuni che non approveranno questa cosa qua possono non approvare, non faranno parte della società e non potranno certo andare a dire mi manca il tubo, ci sta una casa che non ci arriva l'acqua, perché l'intervento non verrà fatto e il finanziamento non verrà erogato perché non fai parte dell'EIC e quindi il finanziamento non lo puoi prendere. Le decisioni sono state prese, ribadisco, dalle persone deputate a fare quello, non sono state prese in mezzo alla strada. Lo statuto è stato fatto da persone che erano attente a fare lo statuto, è stato redatto dai consiglieri che fanno parte dell'EIC e del consiglio di amministrazione. Poi gli può non piacere, benissimo, è vero, ci saranno tante di quelle criticità, ci saranno delle cose che dovrebbero essere cambiate, delle cose che sono state fatte male sicuramente, ma è uno statuto che rispetta tutti i criteri della legalità. Non ci siamo mossi nell'illegalità o nella forzatura, e De Luca non ha obbligato nessuno, è una diffida, poi tu sei libero di scegliere di approvare e non approvare. Ci saranno comuni che non approveranno e poi vedrete se questi comuni gestiranno in maniera autonoma o saranno gestiti da coloro i quali si aggiudicheranno la gara. Io poi voglio vedere, facciamo gli esempi, tutti questi comuni, poi vedremo se un domani questi comuni verranno finanziati per quanto riguarda gli impianti idrici, per quanto riguarda la depurazione, per quanto riguarda l'impianto comunale. Io penso che noi adesso a Colle, per quanto riguarda la situazione dell'acqua, non siamo messi male. Certamente le cose sono migliorabili, certamente, ma io penso che non abbiamo questi disservizi. E per quanto riguarda le tariffe, l'ho ribadito prima, vengono stabilite dall'ARERA, non le posso decidere io. Attualmente le nostre tariffe, spero che restino tali, con tutti questi momenti che ci sono stati, sono le più basse.
sono più basse rispetto a quelli che gestivano Alto Valore e rispetto anche a altri comuni che gestivano in maniera autonoma, ad eccezione di due. Perché la situazione la conosco bene e vi posso garantire che anche coloro i quali che hanno la gestione dell'acqua propria è una questione politica, perché non gli conviene neanche loro. Se ti hanno detto tutte quelle bagianate, perché non ti hanno detto che quelli che gestivano l'acqua preferiscono? Dice, ma noi non possiamo prendere questa decisione, è meglio se ce la tolgono. Che figura ci faccio? Io non mi voto, non me ne faccio problemi di voto. Io non mi vogliono votare le persone perché pensano che abbiamo preso una decisione sbagliata. Sono stato eletto per assumermi la responsabilità insieme alla mia amministrazione di assumerci delle decisioni e noi prendiamo queste decisioni. Poi i cittadini non saranno contenti. Volete scrivere che ci stiamo vendendo l'acqua? Non mi sto vendendo niente, al limite ce la compriamo e non ce la vendiamo. Non ce la vendiamo. Ma che c'è? Ci possiamo vendere una cosa che non abbiamo? Ma che ci dobbiamo vendere? Ma quando gli scrivi ci vende l'acqua? Ma che mi vende l'acqua? L'acqua per vendere la devi tenere. Dove la tengo quest'acqua? Ci abbiamo una risorsa di acqua sulfurea che nei periodi estivi ci hanno consentito di poterla utilizzare dopo che la facciamo decantare e i costi sono esorbitanti per portarla da là sotto fino al serbatoio, i costi per il sollevamento. Che cosa ci vendiamo noi? Fatevi capire. Questa è la politica che volete fare e ognuno si assume la responsabilità, poi le persone sapranno come fare. Non mi faccio certo intimorire dalle uscite sui giornali o dalle uscite sui social. Non mi riferisco a te perché tu non sei social, sei come me, ma ci sono gli altri che approfittano e utilizzano pure dei linguaggi che a me a un certo punto danno pure fastidio, perché hanno poco di educazione e ci vuole pure, a prescindere dall'altro. Però ripeto, caro Tonino, l'altra sera gli argomenti delle criticità con i sindaci che ci sono stati sono stati affrontati, ma in maniera amicale, non era una riunione di niente. Noi facciamo parte di questa zona dell'Alto Tamaro e ci siamo visti con il sindaco di Morcone, con il sindaco di Castelpagano, con il sindaco i sindaci di Due Fragnieri, con il sindaco di Monte Randolfo, con il sindaco di Campolattaro, con il sindaco di Santa Croce, con il sindaco di Sassinoro, che sono gli stessi sindaci che fanno parte della nostra comunità, che fanno parte dell'End Gall e che fanno parte di San Smart Lab, dove comunque ci relazioniamo sempre e ci vediamo sempre. Ora, l'altra sera ci siamo visti pure altre volte, pure per altre situazioni. È vietato vedersi, oppure dovevamo invitare i cittadini a prendere delle decisioni, a fare delle valutazioni per trattare le criticità. Per trattare delle criticità, noi a Colle Sannita abbiamo 3 famiglie, può sembrare strano, 3-4 famiglie, se non 5, che non hanno l'acqua pubblica. È stato uno degli argomenti che dovremmo mettere tra i patti parasociali, poter asservire anche quelle famiglie. A Colle Sannita abbiamo un impianto vetusto, come tutti quanti gli altri paesi, e lo dobbiamo ripristinare. Questi sono gli obiettivi che i sindaci si stanno mettendo come punto di riferimento. Ma sono tutti quanti comuni, non voteranno. Fino a ieri hanno aderito circa 40 comuni, poi non aderiranno, è un problema loro. Se vedranno loro se ci andranno bene, io ti dico, già te lo posso dire, mi sbilancio. Il 90% di questi, perché i comuni di Fragneto Monte e Fragneto Labate, dobbiamo vedere se riusciranno a gestire l'acqua in maniera autonoma, ma sarà una deroga che farà l'ente idrico Sannita, perché come motivazioni ci dobbiamo mettere che la risorsa idrica, dato che rientrerebbe nel Parco Nazionale del Matese, quindi zona SIC, vorremmo cercare di tutelare loro. Ma gli altri comuni non potranno gestire in maniera autonoma, perché la legge non glielo consente. Il comune di Fragneto Monforte ha fatto la richiesta all'ente idrico campano entro il 30 giugno del 2022 e gli hanno detto di no. Quindi decisioni prese così in maniera, sicuramente sarà stato fatto di fretta, lo statuto è stato fatto non in maniera ottimale, sicuramente, ma lo statuto può essere modificato. L'importante è che ci sono dei cardini, l'importante è che noi sappiamo a che cosa andiamo incontro. Andiamo incontro a una corrispezione economica di 2 euro abitante. E questo è stato un altro obiettivo che l'ente idrico Sannita è riuscito a stabilire, perché noi ci avevano detto che dovevamo mettere 10 euro abitante. E quindi con il direttivo siamo arrivati alla conclusione che 2 euro a persona sarebbe stato giusto e possibile anche rispetto alle risorse finanziarie
che hanno i comuni di poter corrispondere. Questa è la cosa. Boh, tutto il resto sono chiacchiere. Tutto il resto sono chiacchiere. Qua ci sono le leggi. Se noi stiamo facendo una cosa contro legge, dovete andare alla procura a denunciarci e dire stanno facendo un abuso. Noi non stiamo facendo nessun abuso. Io sto rispettando la legge. Voi potete essere d'accordo o non potete essere d'accordo. Questo è il fatto. Buongiorno. Allora, premetto che non siamo qui a discutere del partito preso, ma semplicemente per difendere l'interesse dei nostri cittadini e la loro garanzia. Ho un paio di interrogativi. Uno è quello che, vista la delicatezza, l'importanza e la ricaduta che avrà questo argomento sulle condizioni dei nostri cittadini, secondo la procedura, da quello che capisco, che leggo, che sento in giro, questo tipo di decisione andava presa anche con una consultazione pubblica, cioè assumendo una serie di atteggiamenti di coinvolgimento della popolazione. Questa cosa, segretario, mi corregga se sbaglio, è sancita anche dall'articolo 5 del testo unico 175 del 2016, che dice che gli enti locali, al secondo comma, gli enti locali sottopongono lo schema e atto deliberativo a forma di consultazione pubblica secondo le modalità da essi stessi scelte. È stata fatta questa cosa? È stato posto all'albo un avviso che prevedeva questo tipo di adesione ad una partecipata? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è a te Michele, facendo parte del consiglio dell'EIC, è venuta fuori la possibilità di gestione secondo un terzo modello, cioè quello che anche nel PNRR è ben specificato, e cioè oltre a una gestione del tutto pubblica, oltre a quella pubblico-privata che avete scelto, quella di tra cooperative degli enti, tra gli enti e cooperative di cittadini. Nello specifico il cittadino viene inteso come prosumers. È stata attuata questa cosa? Grazie. Ribadisco la valutazione che abbiamo fatto. Noi abbiamo ritenuto che la gestione più utile è quella pubblico-privata, perché non abbiamo le risorse economiche per investire su questi servizi, non ci sono le risorse, non ci sono le risorse umane, non ci sono le risorse finanziarie, non ci sono le risorse strutturali. I comuni sono proprietari, hanno la maggioranza in questa società. Noi non sappiamo chi si aggiudicherà l'appalto, perché la gara non sarà espletata da lei Idrico Salmina, quindi non lo sappiamo. Quindi queste cose, poi le valutazioni pubbliche, la cosa, cioè sulla ricaduta dei cittadini, e quali sarebbero queste ricadute sui cittadini? Io vorrei capire che cosa accadrà di diverso rispetto a quello che sta accadendo, rispetto a quello che è successo fino a ieri. Aumenterà la bolletta? Non penso. E se ci saranno degli aumenti che sono dovuti all'aumento prezzi generale, ma non ci saranno degli aumenti sproporzionati perché l'acqua la pagherai, non lo so, 10 volte tanto. Perché ribadisco, ci sono degli organi di controllo per il controllo appunto delle tariffe. Quindi non accadrà nulla. L'unica cosa che noi dobbiamo fare attenzione è il riordino, il rinnovamento delle reti idriche e l'ottimizzazione e cercare di non avere carenze idriche nei periodi di siccità. Questo è il problema. E quindi noi ci dobbiamo concentrare a risolvere queste criticità che noi per il momento abbiamo superato e che altri paesi non hanno superato. Ma
le decisioni si prendono con, cioè la decisione l'EC, il direttivo doveva chiamare il popolo già è stato chiamato a votare nel 2011, aveva votato tutta un'altra direzione. Se poi le leggi non hanno rispettato la volontà del popolo, si doveva rivoltare il popolo. Se i politici che ci hanno rappresentato dopo il 2011 non hanno tenuto conto del referendum che fu fatto e le decisioni del popolo italiano erano diverse, ma il politico che si trova di fronte a una legge, che cosa deve fare? Io ho una responsabilità, non posso mettere a fare il pazzo. Che cosa mi devo mettere a fare il pazzo? Perché sono cambiati tutti quanti i politici, negli ultimi 20 anni ci sono stati tutti, ci sono stati tutti. L'arco costituzionale è stato rappresentato da tutti quanti i partiti, però mi sembra che quando si trovano dall'altra parte, poi le decisioni che si devono prendere, evidentemente per delle valutazioni oggettive, non vengono prese. È evidente che è così, perché non posso sentire alcune correnti dire no, ma noi eravamo per l'acqua pubblica. Benissimo, e quando è amministrato in questo lasso di tempo, un anno, io parlo a livello nazionale, un anno, 2 anni, 3 anni, perché non hai provveduto a far rispettare la volontà del referendum? Adesso che non sei più in maggioranza e che non sei più al governo, ti ricordi, ma nel 2011 ma ci sei stato lì a legiferare, a far rispettare e non l'hai fatto. E adesso la responsabilità dovrebbe essere quella di un sindaco, di un piccolo comune, di una piccola città, e andare contro a delle leggi a livello nazionale e regionale. Io potrei non approvare, sicuramente, ma non è mia volontà, ci metto sempre la faccia, poi la gente non mi vota, e vota voi, è stato contento, e abbiamo risolto il problema, non è un problema, è meglio per voi, vi sto facendo strada, è meglio per voi. Allora, le decisioni sono state prese da chi doveva prenderle. Non accadrà nulla, perché ogni volta viene ricadendo, fammi capire. Che cosa succede? Lo che succede? Abbiamo per... che cosa succede? Niente. Non succede. Perché adesso che cosa è successo? Va bene così. Adesso che cosa è successo? Ma nel 2016, no, che cosa sta facendo sta prosopo per 2016? Ci stavi tu nel Consiglio Comunale, ma nel 2016 c'è nel Consiglio? Assolutamente. C'è o non c'è? C'è. E la delibera del 2016 con l'affidamento alla Chiesa sarà votata? Non la conosco. Ah, e noi che cosa è cambiato? E che cosa è cambiato dal 2016, dal 2016 adesso? Non è che sono stato dall'altra parte e dici no, ma che succede? Perché che è successo dal 2016 quando l'hai votata pure tu? Forse non mi sono spiegato. Io ti ho fatto 2 domande, io sono d'accordo con quello che dici tu, ma non mi hai risposto a queste 2 domande, hai detto altre cose. Io ti ho chiesto, nell'ambito dell'EIC, non ti ho detto se è stata valutata una gestione autonoma. Se è stata valutata la terza ipotesi, che è quella tra di gestione tra le cooperative, tra gli enti e cooperative tra i cittadini, una nuova entità. Ho detto, sono state valutate tutte le gestioni possibili, immaginabili, è stato ritenuto più utile questo tipo di gestione, pubblico privato. L'altra domanda che ti facevo era quella relativa alla partecipazione pubblica per la delibera che noi ci prestiamo a fare, dunque quella del MEC, la nostra delibera ha necessità di avere una consultazione pubblica a norma dell'articolo 22 che ho nominato, non quella del MEC. Questa delibera nostra, cioè io può essere considerata illegittima perché non ha avuto la giusta legittima. Illegittimità e vediamo se è legittima questa delibera o è illegittima. Io ti ho detto un articolo e ti ho detto il testo pubblico parla di questo. Vogliamo fare una cosa contraria, facciamola. Io vado contro. Mi sarei sorpreso e ci sarei rimasto male se avessi votato a favore. Non mi pare di parlare per partito preso. Io sto cercando di discutere per trovare una soluzione
che vada a vantaggio di tutti, non a vantaggio mio. Tu l'astruzione la cerchi per avere un vantaggio tuo personale e quale sarebbe? Vai, semina, semina e poi raccoglierai tutto quello che stai seminando. Che stai facendo qua, semina, 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 semina. Dopo. Allora, io volevo fare un attimo un piccolo discorso per quanto riguarda tutto ciò che sta accadendo, perché tante sono le domande che ci stanno facendo i cittadini, che sta succedendo, che sta appunto, che sta attivando, se volta una volta, se volta un'altra volta, cioè, che sta succedendo. Voglio fare un attimo una sintesi di tutto ciò che è iniziato già dal 2015 fino ad oggi. Allora, innanzitutto credo che si stia parlando, si stia dicendo di inesattezze, perché allora si parla di gestione autonoma, in realtà la gestione è pubblica. E questo lo dicevamo già dal 2019 in campagna elettorale, è una gestione pubblica. Infatti nel 2015 è stato istituito l'EIC come ente governativo d'ambito e con l'EIC sono stati istituiti i distretti dell'ambito. Quindi all'interno della regione Campania sono stati fatti tutti questi distretti: Benevento, Salerno, Napoli 1, Napoli 2, Caserta, eccetera. Il nostro distretto si chiama Distretto San Vito. Allora, per ogni distretto è stato fatto un consiglio di distretto, se non mi sbaglio, ai sensi dell'articolo 14 di questa legge regionale, di cui anche il comune di Colle San Vita ne fa parte, nella qualità del sindaco. Ora, quindi nel 2015 già c'era questa cosa qua. Nel 2019, quando noi arriviamo in campagna elettorale, ci siamo insediati, vincendo le amministrative, ci siamo insediati a giugno. E nello stesso mese veniva approvato in Consiglio Comunale le linee programmatiche. Cioè, sostanzialmente, veniva approvato il nostro programma elettorale. Nel programma elettorale, alla pagina 16, c'era scritto riconsiderazione della gestione. L'acqua è un bene vitale, un diritto universale di ogni essere umano e deve essere gestita nell'interesse della collettività, senza scopo di lucro, nel rispetto della volontà referendaria del 2011. Per tali ragioni si avvierà uno studio di fattibilità che consenta di valutare le soluzioni per la manutenzione e gestione pubblica della rete. Quindi non stiamo parlando di gestione autonoma. Adesso che cosa è successo? L'anno scorso, a ottobre se non sbaglio, con la prima delibera di questo distretto, il Consiglio ha deliberato che la gestione fosse affidata a una società, la cosiddetta Sannio Acque SRL. Questa è la seduta del consiglio del distretto. Sì. Bene. Allora, in questa seduta è stata deliberata da parte dei componenti, quindi anche dal comune di Colle San Vita, questa società, questa SRL, con una partecipazione pubblico-privata, 55% della parte pubblica e 45% della parte privata. Quindi non è stata fatta all'interno di questo consiglio, ciò che laddove voglio arrivare, nessuna proposta di gestione pubblica. Se il nostro comune si era qualificato nel 2019 a favore della gestione pubblica, quantomeno ci sarebbe dovuta essere una proposta di gestione pubblica. Non è stata fatta nemmeno una proposta per la gestione pubblica. Ma non stiamo parlando di gestione in autonomia del comune, perché è chiaro che non si può fare in ragione della legge del 2015, ma la gestione pubblica sì. Cioè si sarebbero potute costituire delle cooperative, ma anche una società a partecipazione totalmente pubblica. Questo non è successo.
e tantomeno è stato deliberato e proposto di fare una società totalmente pubblica. Si è passato direttamente, secondo la volontà di qualcuno probabilmente, a una gestione pubblico-privata. Quindi, totalmente incurante delle nostre proposte, dell'attuale dell'allora maggioranza, Leale per Colli, che la gestione doveva essere pubblica. Non è stato fatto. Quindi siamo passati, è passato in consiglio questa gestione pubblico-privata e lo stesso è stato demandato ai comuni di approvare questo statuto. Uno statuto che prevede che la presidenza sia affidata al sindaco di Benevento. Questo non si capisce come mai ci sia questa cosa di dare direttamente la presidenza al consiglio al sindaco di Benevento, né tantomeno come mai sia affidato il consiglio dell'amministratore delegato alla società privata. Ora, il nostro sindaco dice che lo statuto può essere approvato, a parte che non c'è scritto neanche tanto bene come si possa mai approvare, modificare lo statuto. Poi io vorrei vedere con un socio privato al 45% come si possa fare a modificare questo benedetto statuto. Io credo che non sarà facile modificarlo. No, non credo che sarà facile per via delle percentuali. Allora, oggi siamo stati chiamati a votare questo statuto e secondo me ci sono una serie di criticità, una delle quali è stata quella che ha già espresso Maurizio ed è quella della consultazione pubblica che è mancata. La stessa legge che disciplina le società partecipate prevede che ci sia una consultazione pubblica, ma non tanto perché lo prevede la legge, perché questa è una cosa che volevamo noi in campagna elettorale. Avevamo detto che avremmo fatto una consultazione pubblica con i cittadini, specialmente sui grandi temi, cioè su quello più importante. E credo che questo dell'acqua sia uno dei grandi temi importanti, che avrebbe meritato una condivisione e una partecipazione da parte di tutta la cittadinanza, perlomeno per spiegare le stesse parole magari che il sindaco ha detto finora, che fossero state dette magari ai cittadini, ma questo non è successo, come non è successo, come non sono successe tante di quelle cose che avevamo previste in campagna elettorale. Poi un'altra cosa, visto che dobbiamo approvare questa modifica, questo statuto, noi abbiamo l'acqua nostra privata del comune di Colesenda. Ora, non c'è scritto da nessuna parte come i comuni che hanno quest'acqua, chiamiamola così, privata, quest'acqua comunale, come questo possa essere inserita all'interno della gestione a livello, diciamo, quasi provinciale, perché se il comune di Benevento, ad esempio, paga, che ne so, un euro a metro cubo, noi abbiamo anche l'acqua nostra di Colesenda, perché dobbiamo pagare un euro a metro cubo? E poi come dovranno essere gestite tutte queste strutture, queste condutture? Quindi questo è un altro punto interrogativo in cui nello statuto non c'è scritto niente. L'unica cosa certa e precisa che c'è scritto nello statuto è che dobbiamo pagare. Intanto dobbiamo pagare 2 euro per abitante, poi magari il resto si può modificare dopo, tanto diciamo, lo modificano dopo. E a noi sembra che tutto questo sia proprio un ennesimo carrozzone di quelli politici, magari poi destinato a fare la fine dello stesso Alto Valore che è indebitato e quindi in fase di liquidazione. Poi un'altra cosa, il sindaco ha detto che noi paghiamo l'acqua meno di tutti, ma c'è da dire una cosa, che noi compriamo l'acqua da Molise Acque, per quella che compriamo, a circa 35-37 centesimi, mentre nella nostra tariffa, dopo oltre i 40 metri cubi, che credo che tutti quanti sono superati, 55.
non so, 40. Sono 37 pubblicate sul sito delle sito, ma non darsi sono 55. C'è scritto, fino a 55. 40 non sta scritto da nessuna parte. Poi 55 l'ultima tariffa. Cubi, fino a 40 fino a 55 metri cubi, quindi noi la paghiamo 1,80 euro, circa 5-6 volte rispetto ad alcuni comuni che la gestione è 700 fino a 55 metri cubi, da 55 a 165 la paghi, e quindi 87 centesimi. Stai bene, quindi stai bene che paghiamo 5 volte in più l'acqua dall'altra parte. La verità, non, non devi dire sparare i numeri, ti stai giocando i numeri al lotto, 1,80 euro, 2,80 euro, e dici il costo 2 euro a metro cubo, 3 euro al comune di Pietro. No, 2 euro che sono, dobbiamo 2 euro, il pagamento che dobbiamo fare per ogni abitante previsto nel nostro comune. Tu puoi dire quello che c'è, la tariffa unica, è normale che se fai parte dell'ente idrico non ci possono essere delle tariffe diverse. I comuni che avranno l'acqua, se il gestore unico preleverà l'acqua dal comune di Colle San Nita, quando sono 12 litri al secondo, 12 litri al secondo ce la devi pagare, la devi pagare, come la devi pagare se la prende a Fragnete, se la devi, altrimenti la paga da un'altra parte, la deve erogare. Questo sta previsto pure nello statuto, e ci saranno anche i patti parasociali, e lo statuto, come tutti quanti gli statuti di tutti quanti gli enti, possono essere modificati. Ma se ci sta scritto questo, se laureato in legge e in diritto amministrativo, e tu non della campagna elettorale, non ti riempire la bocca, noi, tu non hai detto una cippa durante la campagna elettorale. Durante la campagna elettorale la faccia ce l'ho messa io e ce l'ho detto io. E quando si è trattato di parlare l'argomento Gesese, hai fatto bene di restare davanti al bar a decorare invece di assumerti la responsabilità di venire qui e di dire non sono d'accordo. Continua a speculare, che questo è il tuo mestiere, speculate, continuate a speculare, più fate così e più fate piacere a me. Ma basta, io ho piacere, perché sono successe cose che non erano previste, ma sono anche successe cose che sono previste, e tu eri prevedibile, e già ti avevo previsto, eri prevedibilissimo, già ti avevo previsto. Guarda, la politica da bar la fai tu. La fai tu, tu e la precedente ricordo e io ti invito ufficialmente, invito ufficialmente a nome di quando stavate a parlare, io sono a scuola, non stavo davanti a la mia immagine in maniera parziale e stralci di documentazioni filmate, perché la prossima volta ti vado a denunciare, adesso te lo dico. Allora, se tu vuoi speculare sulla mia persona, sei obbligato a produrre tutti i video e a non scrivere le diffamazioni che avete scritto e che scrivete, che sono tutte documentate. Non pensate che non accade nulla, che ci rivedremo in altri segni. Continua a fare così, perché questa è la politica che sapete fare. Questa è la politica che sapete fare. Come l'hai detto tu, come l'hai detto tu, se ci sono questioni, se ci sono questioni, denuncia, e per una volta abbi il coraggio di firmarti, per una volta abbi il coraggio di firmarti, firmati Giuseppe Zero, falla una denuncia a tuo nome, ma falla, tutti gli avvisi che sono stati fatti sono tutti firmati, falla. Perché l'atteggiamento truffaldino non è condiviso dall'attuale vice sindaco e del consigliere Nigro. Continua, vai! Che cosa vuoi dire? Non ti preoccupare! Perché non lo dici palesemente? Vai avanti! Le tue intenzioni! La politica come hai continuato a fare? Allora, perché non le fai pubblicamente? Invece di fare sempre davanti a parte. Davanti al bar le fai tu, io vengo in consiglio comunale, sei rimasto davanti al bar di Decorata quando abbiamo approvato la proroga alla legge Sesa, perché non hai avuto le palle per venire in consiglio comunale e a dire quello che pensavi. Vai a venderti il fumo, questo è il luogo dove dovevi disquisire e discutere, e prima di sparare numeri a caso vai a leggere, informati, documentati e poi dici le cazzate, perché il costo unico è previsto dalla legge, è normale che tu devi pagare la stessa tariffa che pagano tutti quanti i comuni che sono assorbiti dall'ente idrico, non ci può essere la differenziazione. Questo lo puoi dire a uno come a te che creda le cacchiate che dici tu, perché la legge dice tutt'altro. La legge dice tutt'altro, non dice certo quello che dici tu. Il comune di Benevento prevede che farà il presidente, il comune di Benevento caccia 260.000 euro
tu ne cacci 4.600 di euro, penso che qualche diritto in più e poi potrebbe pure averlo, perché il presidente dovrebbe essere il sindaco di Benevento, perché è la città che investe di più, perché non è appetibile il nostro ambito è appetibile solo perché ci sta Benevento, perché altrimenti non verrebbe né Cesesa, non verrebbe nessun'altra società a gestire. A Colle abbiamo 700 utenze, non verrebbe nessuno a gestire 700 utenze su una distribuzione territoriale così ampia. È normale che i costi si ammortizzano nella gestione dei palazzi, delle case dove ci sta un indice di abitabilità 10-100 volte più elevato rispetto a quello che ci sia, ma per una questione morfologica, nelle nostre piccole comunità. Quindi i piccoli comuni sono avvantaggiati perché non verrebbe nessuno a gestire, e se noi avessimo pensato di fare una gestione scriteriata, come dici tu, pubblico-privata, saremmo arrivati al baratro di arrivare al punto di non poter sostenere le spese, perché con 700 utenti non riesci a sopperire i costi di manutenzione, di gestione, di depurazione e di quant'altro. Questi sono dei calcoli che sono stati fatti. Il sindaco non ha preso per il culo nessuno, perché ci sto mettendo la faccia, lo sto dicendo pubblicamente invece di dirlo davanti al bar. Ma davanti al bar probabilmente ci sei tu, perché davanti al bar non ci sono. E quando parlo, parlo in comune e parlo nel consiglio comunale e faccio i video e faccio gli incontri con i cittadini e gli dico sempre la verità. È una mala verità, si ritorcerà contro di me, io lo sto facendo, tu ritieni che non lo sto facendo, benissimo, io ti invito a comportarti in maniera onesta e corretta e rispettosa, perché quello che state facendo voi, utilizzare parzialmente i miei filmati e scrivere cose che io non ho detto, questa volta ti avviso in maniera amicale, la prossima volta ci vedremo nelle sedi competenti, va bene? Tu sei libero di mettere i miei filmati, ma sei tenuto a mettere tutto e non a scrivere e a dire cose che dalla mia bocca non sono uscite, perché non ho offeso né il 99% della popolazione di Colle San Nicola, non ho detto nessuna cattiveria nei confronti di nessuno e quindi non mi faccio mettere in bocca da te e persone come te cose che io non ho neanche pensato. Poi questo è il tuo modo di fare politica e continuo, io l'ho già avvisato. Prego, sindaco, mi dispiace, adesso dobbiamo fare intervenire il consigliere Allora, però, insomma, un altro consigliere è stato tacciato di prosopopea, però, insomma, portare avanti il discorso in questa maniera, insomma, onestamente, non so se l'ha fatto il consigliere, l'ha prosopopea. Comunque, allora, la situazione che oggi è oggetto di ordine del giorno, insomma, è estremamente delicata. Per molti versi è stata già accennata sia dal sindaco che dai consiglieri che mi hanno preceduto, ed è così, è delicatissimo. Sostanzialmente io quello che vorrei dire, vorrei sottolineare sia l'aspetto di metodo e l'aspetto un attimino di merito nell'approvazione della delibera in per ciò che riguarda l'aspetto di metodo, e qui sottolineo anche quello che ha accennato il sindaco all'inizio della discussione, dove ha detto, dice, un tema così delicato dove ci, insomma, sarebbe opportuno arrivare a un discorso condiviso. Allora, il punto qual è? È che il discorso condiviso sicuramente non si può chiedere al consiglio comunale nel momento dell'approvazione. La tematica è delicata e, data la sua delicatezza, io credo che sarebbe stato doveroso proporre il più possibile discussioni e fare pubblicità della cosa. Ora, questo lo so che non è al di là del dovere di legge, ma a mio avviso è un dovere nei confronti dei cittadini, perché far presente e rendere consapevoli di ciò, della scelta che si sta facendo, io penso che sia appunto nei confronti di tutta la cittadinanza, al di là del singolo consigliere o altro.
E questa è una mia prima critica che io faccio per il processo che si è avuto per arrivare alla società di scuola pubblico privata. Il discorso del dice, ma non è che potevamo chiedere a tutti come la pensavano, ma fare degli incontri dove si spiegava che cosa si stava facendo, beh, io penso che lo meritavano i cittadini di Colle. In merito poi al discorso di merito, allora l'analisi della società, diciamo, ha detto bene il sindaco, viene costituita con una quota di partecipazione del 55% in mano al pubblico, frazionato tra tutti i comuni aderenti, e si prospetta un'adesione totale della provincia di Benevento. Tant'è vero che il capitale sociale viene stabilito in 1 milione di euro, e il 55%, guarda caso, corrisponde con quel rapporto di 2 euro ad abitante più o meno alla moltiplicazione per gli abitanti della provincia, che dovrebbero essere poco più di 277.000, anche se lì viene riportato che il valore è quello al 31-12-2022, e io non credo che si arrivi a questi numeri al 31-12-2022, ma dovremmo stare intorno poco più di 260.000. Quindi anche facendo un calcolo maccheronico, 2 euro ad abitante, non arriviamo ai 550.000 euro necessari per contribuire col 55%. Probabilmente il contributo dovrà essere più o meno variato, dovrà variare, dovrà essere maggiore dei 2 euro ad abitante, premettendo che aderiscano tutti i comuni della provincia di Benevento. E questo non è un dato che si può sapere. L'altro elemento è che il Consiglio d'amministrazione si compone di 5 componenti. Di questi 5 componenti, 2 vengono designati dal socio privato che ricopre il 45% del capitale sociale, 1 viene designato dal Comune di Benevento, gli altri 2 saranno nominati all'interno dei soci pubblici che partecipano alla società. Il Comune di Benevento nomina anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il socio privato ha la facoltà di nominare l'amministratore delegato. Questo è per sommi capi il quadro della società. È ovvio che nel momento in cui vengono messe queste limitazioni, sono delle limitazioni che ovviamente vanno a scapito sia dell'assemblea dei soci e sia dell'organo di amministrazione, che è quello, diciamo, che dovrebbe essere a cui spettano sia la nomina del Presidente del Consiglio sia la nomina dell'amministratore delegato, perché è il Consiglio d'amministrazione che fa questo. Nel momento in cui tu me lo vai a limitare e mi dici tu lo nomini, ma ti dico io che devo nominare, insomma si crea una situazione abbastanza complessa che a mio avviso anche nella gestione della società potrebbe dare qualche problema. Raggiunta questa società, che così come vi ho detto non è detto che arriviamo a 1 milione di euro, a meno che ci sia qualcuno che mette di più, il discorso di sistemare lo statuto successivamente è fattibile, però complicato. Perché? Perché per poter modificare lo statuto è richiesta una maggioranza qualificata. Il fatto che sia richiesta la maggioranza qualificata porta a che, se non si ha ok il socio privato, lo statuto non si modifica. Altro aspetto, gestire la società, il 55% è in mano pubblica, vero, ma in mano pubblica frazionata, il 45% in mano ad uno solo. È chiaro che tu, per poter avere la meglio sul socio privato 45%, devi mettere insieme più anime, e queste anime possono essere condizionate da vari presupposti, come può essere il discorso campanilistico, come può essere il discorso partitico. Ci sono tanti fattori che possono far sì che quella parte pubblica del 55% non riesca a raggiungere un'intesa tale da poter prevalere sul socio privato. Questa che cosa porta? Di fatto la società sarà governata dal socio privato, che tutt'al più dovrà interfacciarsi col comune di Benevento. Sostanzialmente noi piccoli comuni, in questa situazione, usando una metafora del tavolo da bar, non la usiamo e non contiamo.
la, queste sostanzialmente patti di golden share che sono attribuiti al comune di Benevento e al socio privato, di solito nelle società questi tipi di patti vengono usati per tutelare i deboli, non per tutelare i forti. Noi abbiamo inserito, noi, è stato inserito in questo statuto delle condizioni che non tutelano noi piccoli comuni deboli, ma tutelano i forti, che già sono forti per la loro quota di partecipazione. Ed è un assurdo inverosimile che noi ci ritroviamo a dover, già siamo deboli perché la geografia ci ha collocato in determinati posti, lo siamo ancora di più nel momento in cui anche in questa decisione così importante noi non contiamo ancora più niente. E questo è una debolezza fortissima delle zone interne che esisteva, esiste ed esisterà ancora di più. Quindi la tutela delle aree interne, tutti quei bei discorsi che si dovrebbero fare per dare dei vantaggi e dei punti di forza, ovviamente man mano che vanno avanti le cose si perdono sempre di più. Sul discorso delle tariffe, e qui condivido pienamente quello che dice il sindaco, perché non si possono sparare cifre così a casaccio, dobbiamo parlare di numeri concreti. Allora, nel parlare di numeri concreti, noi prendiamo una bolletta tipo CESESA. Questa bolletta tipo CESESA vede 4/5 tariffe. Una prima, tariffa agevolata di acconto, che vede una tariffa metro cubo di 0,57 centesimi. Poi c'è una tariffa base di acconto, che vede una tariffa di 0,87 metri cubi. Poi c'è una tariffa 1 di eccellenza acconto a 1,098 euro. Una tariffa 2 di eccellenza acconto, 1,45 euro al metro cubo. E una terza tariffa eccellenza acconto di 1,87 euro a metro cubo. Questi sono i numeri riportati e presi dalle bollette GESESA. Quindi non vedo perché si debbano dire cavolate. Bollette GESESA. Vi porto a paragone un comune a noi vicini che gestisce l'acqua in proprio. Comune di Baselice. Il comune di Baselice ha due tariffe. La prima fino a 120 metri cubi e parliamo di utenza domestica. La prima fino a 120 metri cubi e i cittadini pagano 34 centesimi. La seconda tariffa da 120 metri cubi a oltranza pagano 0,43 centesimi. Questi sono numeri reali, non presi a casaccio. Volete i numeri del Consorzio Fragneto? Il Consorzio Fragneto ha una tariffa unica di 0,96. A metro cubo. Volendo possiamo prendere anche la tariffa di alto valore e vedo una prima di 0,48, una di 0,75 e una di 0,90. Questi sono i numeri. Nel momento in cui ci viene posto in consiglio comunale una decisione di così larga importanza, perdonate, ma io non posso sentire dire dal sindaco abbiamo considerato, abbiamo valutato, perché queste, perdonate, sono gli altri. Il valutare e considerare lo si fa relazionando. Noi oggi avremmo dovuto avere valutazioni, analisi, tecniche, studi di fattibilità, avremmo dovuto avere un piano industriale sul quale si sarebbe dovuta basare la scelta valutativa nella decisione di questa società. Relazioni tecniche che non ci sono. E nel momento in cui il sindaco mi dice io ho valutato, noi abbiamo valutato, la gestione impropria dell'acqua con le salita non è fattibile, ma sulla base di che? Io voglio i numeri. Qual è il ruolo dell'acqua? Portare il ruolo dell'acqua, gli incassi sono questi, le spese per l'erme è questa, la spesa di gestione da analisi fatta tecnica porterebbe a tot e da questo viene fuori una deduzione che non è gestibile. Ma perdonatemi, qua stiamo gestendo la cosa pubblica. Ma veramente la vogliamo fare sulla base del ragionamento io ho valutato, io ho fatto?
Tutto ciò deve essere supportato da documenti incontestabili o quantomeno documenti di relazioni tecniche che ti portano ad una decisione. E io non ho nulla da dire sul fatto che apriamo quel tavolo, portiamo la discussione all'interno di un tavolo, facciamo queste valutazioni e ci pigliamo tutti quanti la responsabilità di una scelta. Responsabilità di una scelta consapevole, perché è basata su numeri, su cose complete. Più volte è stato detto, io non lo so che cosa succederà. Ma che significa non lo so che cosa succederà? Noi entriamo in una società e non sappiamo che cosa succederà, quali sono queste benedette tariffe, il discorso della depurazione, come verrà affrontato? E la depurazione dove c'è la rete fognaria è un punto. E per la depurazione in assenza di rete fognaria? Che cosa andremo a dire agli abitanti, ai cittadini che devono affrontare questo problema? E tutto questo in una valutazione da prendere così il Consiglio Comunale e dice no, ma voi votate contro a prima. Ma scusate, ma sulla base di che noi dovremmo votare a favore? Quale cittadino è stato reso partecipe, ma non partecipe perché doveva essere presente ai tavoli delle trattative? Essere partecipe significa essere informato e fare una scelta, come ho detto prima, consapevole, basata su numeri concreti. Ma altrimenti sembra facile. Noi amministriamo e prendiamo la decisione che ci vale. Però intanto di questa decisione che ci vale, alla fine ne pagheranno e ricadrà sui cittadini, non dei paesi vicini, e ricadrà per gli anni che verranno. Ecco perché le decisioni non è che devono essere, e io parto da un altro presupposto su cui mi baso sempre, nel momento in cui a me mi portano il piatto a tavola e dicono questo è o lo mangio oppure stai a digiuno, io non ci vedo chiarezza in questo. E non è che voglio essere malpensante che la cosa è preparata, però quando si arriva all'ultimo momento e non ci sono alternative è una sconfitta. E aggiungo questo, oltre che il sindaco ha detto anche prima, e questa è una sconfitta politica della provincia di Benevento, perché c'era l'obbligo di proporre un'alternativa, c'era un obbligo politico-morale dalla parte degli amministratori. E un'alternativa, e qui la lancio al volo, tranquillamente poteva venire dalla provincia, perché è un organo che oggi sostanzialmente è deputato a non fare quasi un cavolo, e non vedo perché il socio dominante debba essere il comune di Benevento e non possa essere la provincia, dove la provincia ha già un'elezione democratica che vede la rappresentatività un attimo di tutti, anche se di secondo livello, ma comunque c'è la partecipazione di tutti. Invece il socio dominante è il comune di Benevento. Beh, sono degli interrogativi che a mio avviso sono e non sono viste artificiosamente nel specifico perché tu sei minoranza o opposizione. Io credo che fare chiarezza nell'interesse di tutti e dei cittadini in primis, cittadini che noi siamo tenuti a portare interessi per loro, le nostre decisioni devono essere esclusivamente nei loro interessi e della comunità. Grazie. Prego. Innanzitutto mi fa piacere questo venuto di fuori i numeri di tariffa. Mi fa piacere quindi a testimonianza che io non sbaglio numeri, altri magari sì. Con le paga 57 centesimi fino a 55 metri cubi, la 16 ne paga 34 sicuramente centesimi. Fragnano Monforte ne paga 93, è una sola quota, ma non stiamo a vedere questo, andiamo a vedere se noi abbiamo la stessa criticità degli altri paesi. A prescindere da questo, hai menzionato Basevice, Basevice non approverà questa cosa qua, quindi tu pensi che il comune di Basevice potrà gestire in maniera autonoma perché il sindaco ha detto io non sono d'accordo e voglio gestire l'acqua come hai detto tu. Io non ne ho potere, non ne ho diritto perché ci sono delle leggi che non me lo consentono. L'ho premesso all'inizio
ci sono due motivi per la gestione. Comuni al di sotto dei 1000 abitanti con risorse idriche proprie che già gestivano, comuni al di sotto, comuni, non cooperative, comuni, è una legge, la 152 del 2006, è una legge, comuni, non cooperative, non consorzi, comuni. Oppure comuni al di sopra dei 3000 abitanti che ricadono i giacimenti nelle zone vincolate. Questa è la legge. Poi tu puoi dire quello che vuoi, puoi fare tutta la demagogia che vuoi, le decisioni non sono decisioni che noi abbiamo il potere di stravolgere e andare al di là della legge, perché non è nelle nostre facoltà. Ci sono delle norme che vanno rispettate e quindi le norme vengono legiferate, le leggi vengono legiferate da chi è preposto a legiferare e non sono certamente i comuni. Noi avremmo potuto fare la stessa cosa che faranno dei comuni che non approveranno questa cosa. Va bene? Le valutazioni che abbiamo fatto, ma per la gestione temporanea, per quel lasso di tempo che prevedeva l'assenza, se noi non avessimo fatto la proroga della GESESA, ad ora, perché quello che è stato scritto, la risposta che ci ha mandato l'ente idrico Campano, si è verificata, l'ente è subentrato, quindi quello che c'era scritto, gestite, ma tutti i costi di gestione, manutenzione, tutte infrastrutture, poi verranno assorbite. Né in questo lasso di tempo gestito, noi non sappiamo quando avverrà. Per fortuna o per sfortuna è avvenuto. Quindi noi non ci siamo incamminati così, con la benda sopra gli occhi, a prendere delle decisioni incaute. Per quanto riguarda le valutazioni, sono state fatte delle valutazioni matematiche, sono state fatte delle valutazioni costi ricavi. E con la gestione di 700 utenze a Colle Sannita, se anche tutti quanti fossero virtuosi a pagare, noi non avremmo potuto dare una risposta dignitosa al servizio idrico, perché non c'era copertura. Dove non riesco a farmi capire? Dov'è che non riuscite a capire questo? 700 utenze, fai una moltiplicazione per quanto paghi e fai una moltiplicazione degli interventi, della depurazione e di quant'altro. Inoltre, noi se non avessimo fatto parte dell'ente idrico campano, se non avessimo avuto la palla dell'ente idrico campano, non avremmo potuto avere neanche il finanziamento di 6.500.000 euro per la depurazione, perché ti ricordo che il nostro comune è un comune infrazionato e se tu non hai l'avallo dell'EIC e presenti il progetto avallato dall'EIC, il progetto tu, il finanziamento non lo puoi chiedere, c'è una legge. Quindi noi con questa cosa riusciremo, spero, a sanare anche le infrazioni che questo comune attualmente ha e che stiamo pagando, abbiamo pagato e dobbiamo finire di pagare. Sono tutte situazioni reali e non c'è stata presa nessuna decisione perché io, e poi ti invito a non dire cose che non... Quando avrei detto che cosa accadrà? Io lo teniamo registrato in Consiglio Comunale, ho detto che cosa accadrà, non accadrà nulla, che cosa deve accadere di diverso. Tu già ce l'hai avuto il gestore che non era il comune, probabilmente arriverà un'altra società simile, saranno le stesse condizioni e saranno i comuni a vigilare e a tutelare. O pensate che solamente voi pensate al bene dei qui presenti e dei cittadini perché devono spendere poco e invece noi pensiamo che devono spendere tanto perché ci vogliamo fare i nemici, perché ci vogliamo fare ingiugnare e perché ci vogliamo far dire che non siamo in grado di intendere e di volere. La volontà è la stessa, evidentemente i punti di partenza sono diversi e evidentemente il ragionamento per arrivare a delle decisioni che noi prendiamo sono completamente diversi perché viva Dio siamo diversi.
ma non c'è stata fatta e non è stata fatta nessuna decisione avventata. Non è stato fatto nulla, e per il fatto dell'acqua ne ho riparlato, ribadito, e rifatto, e ridetto 150.000 volte. Mi ricordo dove ho affrontato gli argomenti dell'acqua, li ho affrontati in piazza, li ho affrontati al centro pianificazione, li abbiamo affrontati in consiglio comunale, e quante volte ne devo parlare? Ma la sto assumendo io la responsabilità, sto facendo io una brutta figura. Voi state facendo una bella figura e spero che questa cosa vi premi. State tranquilli, sto lavorando anche per voi, perché visto che non lo fate, lo faccio io. Lavoro anche per voi e vi trovate avvantaggiati. Ci penso io. Poi arriverete voi e dall'altro del vostro, della vostra visione gestirete in maniera diversa. Farete delle cose più sensate e farete delle cose che sono rivolte al bene della comunità, perché visto che noi a Colle Salina stiamo facendo tutte cose che vanno contro i nostri cittadini. Ma mica faccio scusate, ma tu te la stai cadendo. Ma se tu mi stai dicendo fai accusa, difesa e giù. Ma se tu hai appena detto base, ho la facoltà di prendere la decisione, scusa Giuseppe, ma in maniera tranquilla, di prendere la decisione, voglio aderire o non voglio aderire, ma posso pure non aderire, ma non cambia assolutamente nulla. Potrei pure votare contro, ma non cambierebbe assolutamente nulla, ci sarà sempre il gestore unico, perché è stato istituito l'ex Annita, ma prima c'era l'ex che era di Avellino, ma era la stessa cosa. Adesso abbiamo un controllo maggiore, dovrebbe essere così, perché ci sono i paesi della provincia di Benevento che tutelano solamente il loro territorio, perché fino a quando noi facciamo parte del territorio di Avellino, a noi finanziamenti non ne andavano, potrebbe essere un'opportunità. Ma volete fare una cosa? Non la porti proprio così, ma se non vuoi nella discussione, non la porti proprio così. E la provincia muta direttamente. Ma se fai una cosa, scusa, il consiglio, la discussione va bene, io non accetto. Cioè, la discussione deve essere fatta su delle cose concrete. Ma tu dici tu, non so stai dicendo. Ma il comune di Baselgi gestirà l'acqua da solo. Ma che ne sai tu? Ah, ma tu vuoi certo che lo so, perché la legge non te lo consente. Sì, te lo dico adesso. Sì, te lo dico adesso. Non può essere neanche per gli altri comuni. Ma che ce lo fatta per i due premieri che stassino. Ma sì che lo posso dire, perché è la legge. Ma sì che lo posso dire, è la legge, perché ormai lei ha istituito il modo di gestione e non si può andare a là. Che vedi che è una violazione da parte del Parlamento. Cosa? C'è un emendamento da parte di Parlamento, una convenzione relativamente a questa cosa. Guarda, è un emendamento che è stato presentato e già è stato bocciato. Non è stato bocciato, è stato reso non attuale, è stata fatta la ripresentazione. È stato presentato un altro emendamento, l'emendamento del 26 di gennaio presentato dall'onorevole Matera, è stato respinto. È stato reso. Ha dichiarato improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del regolamento del Senato, tra gli altri l'emendamento numero 10.0.5 a prima firma del senatore Matera, con il quale si volevano modificare norme del decreto legge 152/2006 in materia di gestione del servizio idrico integrato nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e prorogare i termini dell'articolo 14 del decreto legge 115/2022 per l'esercizio da parte della Regione Campania delle funzioni commissariali per l'individuazione del gestore unico del sistema idrico integrato nell'ambito del distretto Sannita, onorevole Albero Barboni, Fratelli d'Italia. Perfetto, è stato riproposto, perché per una questione tecnica è stato rigettato. Ha riproposto un altro emendamento che non riguarda questi voti, la stessa motivazione. Il senatore Matera, fermo restando che la condivisione di tale iniziativa che riguarda lei, allo stato la procedura abbreviata di cui al decreto legge 115/2022, sulla quale ciascuno di noi ha ricevuto diffida dal presidente del commissario della Regione, ma a stavolta preoccupato del commissariamento, ancora in fase di
di affidamento. Effetto a questa doverosa precisazione, altresì evidente, intendo politico, dell'ottimo senatore Matera, che a ben vedere non espone alcun motivo di pretesa illegittimità della nota del distretto Sannita del 16 gennaio 2023. Il senatore Matera non ha detto che sono stati fatti degli atti illegittimi, lo ha detto lui. Che ci sarà la possibilità, probabilmente, per alcuni di gestirsela in maniera diversa rispetto a quello che sta proprio proponendo oggi. E lo sono quello. Se accadrà questo, si farà. Se ma devono cambiare le leggi. Se non cambiano le leggi in Parlamento, noi non possiamo fare niente. Il senatore ha presentato questo emendamento, e ben venga. Se dovesse arrivare in quella direzione, questa cosa va bene, ma per il momento non è così. Ho capito, noi stavamo ragionando proprio in questi termini, cioè ci sta la possibilità, non sono cose assurde che stiamo dicendo. Se considera così. Bene, allora, se non ci sono altri interventi, io direi di votare. Ecco, ma che successivamente ci sono delle altre da tirare a fare? Ok. Segreta, se è possibile, parla del corpo della Sannita, non la legata. Va bene. No, è più bella la Allora, procediamo alle votazioni per alzare la mano. Chi approva? Chi è contrario? Deve votare per l'immediata eseguibilità. Chi approva? Chi è contrario? Benissimo. Allora, io prima di cosa al consiglio volevo chiedere scusa al consigliere Ziolla per avervi interrotto, però mi sono sentita in dovere per il proprio ricopro di mettere ordine al consiglio e di non portare poi a discussioni su altri argomenti. Quindi a tutti buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.